è stato presentato oggi pomeriggio presso la Chiesa Maria Santissima dell'Elemosina il programma dell'Ottobre Sacro a Biancavilla, nel corso del quale si celebreranno i patroni della città, San Zenone, San Placido e la Madonna dell'Elemosina. A illustrare lo svolgimento della festività sono stati il preposto di Biancavilla, Don Pino Salerno, Giuseppe Sant'Elena, rappresentante dell'Associazione Maria Santissima dell'Elemosina e un rappresentante del Circolo San Placido. Tra i momenti centrali la processione della Madonna dell'Elemosina il 4 ottobre e le due processioni del nostro patrono San Placido il 5 e il 6 ottobre. Tra le novità di quest'anno vi sarà anche uno speciale annullo filatelico a ricordare la storica presenza dell'icona della Madonna in piazza San Pietro per la beatificazione di Suor Teresa di Calcutta. Questa e tante altre novità raccontate ai microfoni di IV24. Quest'anno diciamo l'unica grande novità è la presentazione di questa statuetta raffigurante il nostro santo patrono San Placido, che noi praticamente cercheremo di divulgare il culto di San Placido in tutto il mondo attraverso anche questa raffigurazione di San Placido in miniatura. Un altro evento particolare ci è giunto da poco tempo e da poco tempo è stato reso noto, è la Madonna dell'Elemosina che farà il suo ritorno a Roma per delle giornate particolari, quelle del 8 e 9 ottobre prossimo. A Roma si svolgerà appunto il Giubileo delle Aggregazioni Mariane. La Sicilia, come l'Italia, sarà rappresentata dalla nostra icona e insieme ad altre immagini del mondo, quindi veramente sentiamoci onorati. Riguardo a San Placido, quest'anno un altro segno bello: da anni portiamo avanti un progetto di collocare, rivalutare le edicole votive che sono sparse un po' nella nostra città. E restaurarle intanto. Chiediamo ai padroni di casa se possono intervenire loro o se hanno difficoltà anche noi ci prestiamo la nostra mano d'opera, la manovalanza locale per riordinare e restaurare quelle edicole e porre poi un'immagine o della Madonna o di San Placido. Per quanto riguarda San Zenone anche c'è la novità che arriva la nuova statua realizzata, perché quella monumentale è troppo delicata e pesante, allora abbiamo voluto dare leggerezza nella possibilità di vivere la processione con molta più facilità.